In un gelido pomeriggio al Valerio Bacigalupo di Taormina si gioca la quarta giornata nel campionato Under 15 provinciale. Amici di Wii Sport, bentrovati con Taormina Soccer School contro Camaro, la compagine ionica reduce dalla vittoria per 1-0 contro la polisportiva Sant'Alessio, quella messinese reduce dal netto successo per 8-0 sul calcio Trinagria. Le scelte di mister Micali con De Pasquale in porta, in difesa 4 ci sono la Fauci e Calabro, sugli esterni al centro Cristian Viola e il rientrante Caruso, in mediano l'intuizione del tecnico nero-verde Capillo al fianco di Bonavida e Cucinotta, in avanti il tridente con Nicola Viola, ai suoi lati Cristian Abate e Sottile. Andiamo col film del primo tempo agli ordini del direttore di gara, il signor Chiarella di Messina. Subito il Camaro che ci prova con Nicola Viola, che però alza la mira sopra la traversa. La risposta da parte del Taormina Soccer School, calcio di punizione. Sami Lourenco cerca il colpo di testa, la mette al lato della porta di De Pasquale. Al secondo a fondo il Camaro passa, calcio di punizione affidato allo specialista, il bomber Nicola Viola, che inganna il portiere Benigni sul proprio palo. 0-1 del Camaro, che sblocca il risultato al nono minuto di gioco. Gioca bene però anche il Taormina Soccer School, soprattutto a inizio gara. Qui disattenzione della retroguardia, c'è un calcio di rigore segnalato dal direttore di gara Chiarella per questa infrazione di Caruso. Sul punto di battuta si presenta il capitano degli Ionici, Nicosia. La sua rincorsa, il suo tentativo con il destro, De Pasquale intuisce solamente, poi viene colto di sorpresa. È 1-1, tutto riequilibrato al Valerio Bacigalupo quando il Camaro decide di accelerare. Qui il lancio di Capillo per Sottile, l'uscita di Benigni, Sottile lo batte di prima intenzione, bellissimo il gol del numero 10 che vale il nuovo vantaggio del Camaro, il 2-1 adesso per la formazione di mister Salvatore Micali. Da qui in avanti solo il Camaro, soprattutto in un primo tempo a fortissime tinte nero-verdi. La Fauci riceve dal compagno, prova a lanciare Nicola Viola che scappa sul filo del fuorigioco. Viola, ancora lui spietato sotto porta, è la doppietta, è il 3-1 del Camaro. Ancora 60 secondi dopo la formazione ospite che cerca di macinare gioco. Nel frattempo riapprezziamo a rallenti il tocco a eludere l'intervento di Benigni da parte di Viola. Lo stesso Viola si gira in un fazzoletto, lancia perfettamente per Cristian Abate che stoppa in area di rigore, tenta il lob e con il mancino trova il 4-1, secondo gol consecutivo in categoria per Cristian Abate. La rete che vale il più 3 del Camaro sulle Taormina Soccer School va verso la panchina a braccio con il proprio tecnico Salvatore Micali, mentre noi rigustiamo il suo pallonetto su cui Benigni non può nulla e su cui non riesce a chiudere Lourenco. Il Camaro adesso dalla sinistra con Calabro, il suo tracciante probabilmente in fuorigioco stavolta. Nicola Viola a tu per tu con Benigni, decide anche di saltarlo e poi facile facile deposita in rete una tripletta nel giro di 35 minuti per Nicola Viola. Ma c'è ancora qualcosa da vedere in questo primo tempo con Sottile, che lanciato dallo stesso Viola si presenta a tu per tu con Benigni, prova a saltarlo, viene esteso, secondo calcio di rigore di giornata indicato al signor Chiarella dal dischetto. Lo stesso Sottile, nel frattempo viene anche ammonito l'estremo difensore del Taormina Soccer School, Sottile, doppietta per lui, 6-1 del Camaro in un primo tempo che ha ancora qualcosa da farci vedere. Punizione allo scadere di Bonavita, il pallone viene deviato dal portiere e dalla traversa se lo ritrova Benigni tra le braccia, duplice fischio al Valerio Bacigalupo. Una partita che sembra essere già finita tra Taormina Soccer School e Camaro, che conduce per 6-1 sugli Ionici. Partiamo col film del secondo tempo, ancora una volta il Camaro con Viola che è servito da Bonavita, fa la guerra con tre avversari, resiste alle cariche dal fondo, ancora Nicola Viola, provano in due a fermarlo, lui li salta entrambi, mette in mezzo dove arriva Sottile, sotto porta, non riesce a trovare la tripletta personale, il possibile 7-1, cambia allora per mister Micali, entra Romeo al posto di Nicola Viola, poco dopo esce Cucinotta al suo posto, Arianna Colandrea attacca il Camaro da calcio d'angolo, l'azione si sviluppa sulla sinistra, il tracciante che viene messo in mezzo, c'è una deviazione, poi la seconda di Abate, vale il 7-1, la doppietta da parte di Cristian Abate, terzo gol in altrettante partite nel campionato Under 15 provinciale. Bello il gol, bella l'incornata a battere il portiere Benigni, ancora il Camaro che prova a sfondare l'azione in area di rigore. Nel frattempo Arianna Colandrea cerca spazio, allora decide per la conclusione, il suo mancino per poco non inquadra lo specchio della porta. Ancora 7-1 al Valerio Bacigalupo quando esce Bonavita al suo posto Scilipodi, poco dopo sarà il momento di Sottile che lascia il campo in favore di Fisichella.
Cambio invece tra gli estremi difensori del Taormina Soccer School, ma il copione non cambia, attacca sempre il Camaro con l'azione personale di La Fauci che sprinta sulla destra ma trova solamente l'esterno della rete. Ancora un cambio, entra e fa il suo esordio così come è accaduto con Fisichella, anche Biondo al posto di Cristian Abbade, l'ultima occasione da rimessa laterale, la stessa Fisichella cerca la conclusione di prima intenzione ma non inquadra lo specchio della porta, al triplice fischio il Camaro e Corsaro al Valerio Bacigalupo di Taormina sotto il diluvio degli ultimi 10 minuti, finisce 7-1. Amici di WeSport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.